Salve amici e bentornati sul canale. Io sono Maria Chiara e voi siete su Facciamo un salto in libreria. Anche oggi sono qui in questa location, chiamiamola romana, e sul mio bel divano rosso che adoro, fa molto Natale, subito Natale, e ho pensato di girare un altro bel book tag. E andiamo avanti subito con queste domandine, sono un po' cattivelle. Allora, questo book tag l'ho preso dal canale di Ele Narrazioni, che saluto. Si chiama, allora, vediamo se lo pronuncio bene, The Guilty Reader Book Tag. Quindi sarebbero delle domande un po' cattivelle a tema libresco, libroso. Andiamo avanti con la prima domanda. Hai mai riciclato un libro come regalo? Assolutamente no. Allora, se mi regalano, e succede raramente che qualcuno, anzi faccio l'appello, che qualcuno mi regala un libro, è difficile che io riceva libri in dono, in regalo. Questo non l'ho mai capito perché, però i libri me ne regalano veramente pochi. Purtroppo me li compro sempre da sola. Comunque, chiudo la parentesi, quelle rare volte che qualcuno mi ha regalato un libro che non mi è piaciuto ed è capitato, l'ho tenuto per me. Cioè non ho mai riciclato un libro e dato in dono ad un'altra persona. Piuttosto dico ad un'amica, a un amico, guarda, me l'hanno regalato, non mi è piaciuto, te lo regalo a te, che magari potrebbe piacerti, infatti mi è capitato, ma che lo riciclo no, cioè mi sentirei proprio meschina, falsa, non mi piace come cosa. Seconda domanda, hai mai detto di aver letto un libro quando invece non l'avevi fatto? Allora, qui faccio ridere qualcuno. Torniamo all'inizio della storia con mio marito, all'inizio della nostra storia d'amore. Lui è stato sempre un lettore forte, come vi ho detto. Inizialmente lui mi parlava di diversi autori, soprattutto classici, che aveva letto. Io non li avevo letti quei libri, però, data la mia grande capacità di creare, facevo a lui, bellissimo, poi certi passaggi e quel finale. Praticamente non leggendo un libro, creavo attraverso le sue parole e facevo credere a lui di aver letto determinati libri. Ora, sono passati quasi 7 anni, lui ancora non lo sa, spero che non guardi questo video, che io alcuni libri proprio non li ho letti, però data la mia capacità di creare, a volte davo a lui l'idea di aver letto certi libri che invece non avevo letto. Terza domanda. Hai mai preso in prestito un libro senza poi più ridarlo indietro? Ebbene sì, saluto questa mia amica, non dico come si chiama, lei tanto tempo fa mi diede un libro in inglese, se non sbaglio era Agatha Christie appunto in inglese, perché lei mi stava dando una mano con l'inglese e mi diede il suo libro. Leggilo Chiara piano piano, poi me lo ridarai, non ti preoccupare. Saranno passati 7-8 anni. Questo libro ce l'ho ancora lì in libreria e ancora glielo devo ridare. Penso è l'unica volta che è capitato in vita mia che io ho ancora il libro di questa amica lì e gli è rimasto. Però presto credo che magari ci prenderemo un caffè e le darò indietro il libro. Quarta domanda: hai mai letto una serie non in ordine di pubblicazione? Allora, io non leggo tantissime serie, ho letto la saga dei Casalet, ho letto L'amica geniale che tra l'altro sta andando in onda su Rai 1 ed è, cioè, la trovo strepitosa, fantastica e devo dire molto fedele ai libri, mi piace moltissimo la serie. Ma io ho comprato i libri in ordine di uscita e così li ho letti, cioè leggere comunque una serie dei libri. Partendo dal terzo libro, poi andando a ritroso verso il secondo, il primo non ci capisci molto, quindi è una cosa che penso non farò mai, non ho mai fatto. Quinta domanda, hai mai spoilerato un libro? Ma questo me lo dice sempre mio marito. Non mi dire il finale di quel libro, perché io a volte cerco di raccontare a lui dei libri e lui non vuole sapere nulla. Però sia con lui, sia con alcune amiche, non volendo
Sì, sono andata a dire il finale di alcuni libri, non volendo, senza cattiveria, però l'ho fatto. Sesta domanda, fai le orecchie alle pagine? Allora, no, le orecchie alle pagine non le ho mai fatte se non da ragazzina sui libri di scuola che mi piacevano poco, ma sui libri proprio che compravo con passione, mai, mai le orecchie. E tuttora non le faccio. Settima domanda, hai mai letto? Detto, scusate, hai mai detto a qualcuno che non possiedi un libro quando in realtà lo hai in libreria? Sì, questo l'ho fatto perché ho avuto delle conoscenti, non le chiamo amiche, che mi chiedevano: Chiara, ce l'hai questo libro quando ero magari un po' più piccola? Sì, e lo prestavo. E il libro, ciao, una, due, tre, alla fine alcune conoscenti le chiamo. Mi hanno continuato a chiedere libri che avevo e io dicevo no, non ce l'ho, è perché insomma, una volta, due o tre, poi alla fine a certe persone non li presti più i libri. Ottava domanda. Hai mai detto a qualcuno di non aver mai letto un libro quando invece l'avevi letto? Allora, non aver mai detto a qualcuno che hai letto no. Allora, io se leggo un libro, anche sciocco, semplice, da qualcuno pensa sia superficiale, anche se l'ho letto, dico che l'ho letto. Una cosa brutta invece che ho visto fare più volte da più persone in gruppo è quello di dire: ah no, io questo libro non l'ho letto. Poi insieme a me lo sono andati a comprare, lo hanno letto e solo a me hanno detto che l'hanno letto e che magari è pure piaciuto. Faccio l'esempio dei libri di Fabio Volo. Dei libri che posso dire della Gamberale, della Kinsella, non lo so, libri commerciali, libri che non sono reputati d'alta letteratura, che alcune persone in mia presenza li hanno acquistati, mi hanno detto sono anche piaciuti, ma che in pubblico, in gruppo hanno detto: ah no, no, io quell'autore per carità, cioè. Niente di più falso, quindi queste cose non mi piacciono. Cioè, viva la sincerità! L'ho letto e mi è piaciuto. Leggo letteratura di un tipo, ma anche di un altro tipo. Perché non dire questa cosa? E questo, secondo me, capita più frequentemente di ciò che sembra. Perché se in classifica abbiamo un Fabio Volo che appena esce un suo libro, sta in seconda, in prima classifica nelle vendite in Italia. Qualcuno li comprerà, penso che li comprerà lui per far vedere che vende, no? Quindi ci saranno tante persone che leggono un Fabio Volo ma se ne vergognano di dirlo, cosa che proprio non mi piace. Nona domanda, hai mai saltato una parte di un libro, un intero capitolo? No, forse quelli di scuola, torno a ripetere, libri che magari non mi piacevano, noiosi, anche libri universitari, andavo avanti, magari saltavo un capitolo, qualche pagina, quello sì, ma i libri per piacere no, se non mi piace chiudo e basta. Decima domanda, hai mai parlato male di un libro che invece ti è piaciuto? Allora, questa domanda è collegata alla domanda precedente. Quindi che dire, hai mai parlato male di un libro che ti è piaciuto? No, no, se mi è piaciuto, punto, mi è piaciuto. Non sono io che dico una cosa per un'altra, è quasi un anno che ormai sono qui, è un po' di tempo, insomma, che anche voi mi seguite, quindi spero che riesca a trasmettere la mia trasparenza. Cioè, nel senso, sono sincera e schietta, se una cosa mi piace lo dico, se non mi piace lo dico. Non è che devo farmi bella, tra virgolette, perché va di moda dire che quella cosa è, quel libro ha senso, quel libro non ha senso. È molto soggettiva la lettura, quindi se una cosa mi piace lo dico, se non mi piace non lo dico. Bene, allora finisce qui anche questo book tag e questo video. Io vi mando un bacione grandissimo. Spero che questo simpatico book tag vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like. Un bacione da Maria Chiara e al prossimo video.